Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Io mi scuso in anticipo perché sto per demolire un libro che mai avrei voluto demolire. Probabilmente sotto questo video riceverò gli insulti peggiori di questo mondo, però ovviamente vi spiegherò perché non mi è piaciuto questo libro e perché sto per andarlo a demolire. Perché ci sono più cose che non mi sono piaciute piuttosto che cose che mi sono piaciute. Sto parlando di Hunger Games, Ballata del Cignolo del Serpente di Susan Collins. Lo trovate al prezzo di 22 euro con la bellezza di 476 pagine. Si tratta del prequel della trilogia madre di Hunger Games, che racconta la vita da diciottenne di Coriolanus Snow. Ebbene sì, quel Snow che noi conosciamo, che abbiamo sempre conosciuto, anzi, come il presidente di Panem. Lo troviamo diciottenne, povero, senza mangiare, senza bere, senza niente, solo con una casa assurda, perché deve mantenere l'orgoglio degli Snow. Non vogliono lui e la sua famiglia che si sappia che stanno morendo di fame. Quindi la sua unica speranza economica per poter vivere più degnamente è vincere gli Hunger Games come mentore. Gli è stato quindi poi assegnato il tributo femminile del Distretto 12, con cui lui si fionda. Cioè, proprio deve vincere assolutamente gli Hunger Games, nonostante il Distretto 12 fino a questo momento non ha mai vinto gli Hunger Games. Ma poi, cosa succede? Cosa mi hai detto? Parliamone, analizziamo seriamente i punti negativi, ma anche quelli positivi, di questo libro. Partiamo dall'inizio. Siamo in un contesto completamente diverso rispetto a quello che siamo abituati a leggere nella trilogia madre di Hunger Games. Coriolanus è giovane, è bello, povero. Apprezzo il fatto che lui sia partito da un livello economico, ma proprio di quelli proprio bassissimi, no? Poi è arrivato, giustamente ha fatto carriera ed è arrivato ad essere presidente. Va bene, bravo, complimenti. Però fatto sta che rimane comunque un pezzo di merda, assurdo. Forse la Collins ci voleva far vedere effettivamente perché è stato stronzo? Perché è partito effettivamente da povero ed è arrivato ricchissimo, ok? Posso capirlo che ti puoi comportare in un certo modo, però dall'altro anche no, perché non vedo in questo libro quali grandi cose tu hai dovuto subire, tranne la povertà, che alzo le mani. Io ho intuito questa cosa, che Coriolanus partendo da uno stato di povertà, proprio peggio cose proprio, possa essere diventato così pezzo di merda. Però non credo che sia un motivo valido, assolutamente non credo sia un motivo valido per essere così stronzi. Però la cosa principale, in realtà ce ne sono due cose di cui vorrei parlare più nello specifico. Allora, il primo è il rapporto che c'è tra Coriolanus e Lucigrei, che è il punto di tributo di Coriolanus durante gli Hunger Games. E appunto i decimi Hunger Games sono il secondo motivo principale per cui sto facendo questo video e di cui voglio parlare appunto di questo libro. Allora, partiamo subito da questo rapporto che nasce a caso, non si sa perché e per come, nasce questo rapporto di fiducia, proprio così, al primo incontro, al primo impatto. Allora, cosa dobbiamo fare? Cioè, così ti svegli la mattina, incontri uno sconosciuto e gli dici: sì, io mi fido di te perché non si sa perché, effettivamente. Non mi hai dato motivo di fiducia, cioè mi hai portato un fiore? Mi hai portato una rosa? Anzi, è una rosa nello specifico. Ecco, ci viene spiegato anche perché Coriolanus è fissato con le rose. Attenzione, perché è importantissimo, importantissimo saperlo. Vabbè. E quindi io mi devo fidare di te, cioè io, Lucy Gray, tributo del Distretto 12, sto andando a morire negli Hunger Games, mi dovrei fidare di te, Coriolanus Snow, che sei il mio mentore? Sì, va bene che sei il mio mentore, teoricamente mi dovrei fidare, però così subito, sì, mi fido, sti cazzi, così, primo incontro, due parole, ci siamo scambiati e già ci fidiamo a vicenda. Passiamo poi agli Hunger Games, fatici Hunger Games, allora. Apprezzo tantissimo il fatto che Coriolanus, da povero com'è,
si sia impegnato effettivamente a vincere gli Hunger Games da mentore perché vuole far sopravvivere lui, va bene, e anche la sua famiglia. E ok, va bene, apprezzo anche il fatto che si vedono degli Hunger Games completamente diversi rispetto a quelli che siamo abituati a vedere con Katniss e Peeta, perché insomma ci troviamo nei decimi Hunger Games, la guerra è finita veramente da pochi anni, dove Coriolanus ha perso tutto, soprattutto suo padre, ecco, lui ha perso suo padre in guerra, in quella ribellione dei distretti verso Capital City che è successa appunto appena da 10 anni rispetto al prequel. Quindi c'è un abisso enorme tra i decimi Hunger Games che hanno vissuto Coriolanus da mentore e Leo Segreta da tributo e i 74esimi che hanno vissuto Katniss e Peeta. Sono due mondi completamente diversi, due edizioni completamente diversi. Ma purtroppo in questi Hunger Games cosa abbiamo visto? Niente. Purtroppo non c'è stato assolutamente niente, una noia mortale che è veramente da tagliarsi le vene. Non mi hai spiegato niente, non c'è niente. Va bene la grossa differenza che c'è tra questi Hunger Games e questi Hunger Games, capisco, perché nei 74esimi Hunger Games tutti guardano gli Hunger Games, ormai è diventato uno show incredibile che tutti guardano gli Hunger Games, quindi anche la preparazione agli Hunger Games c'è, no? C'è lo spettacolo, uno deve farsi vedere, no? Katniss e Peeta devono farsi vedere, devono prepararsi, insomma, tutte queste le grandi interviste che ci sono interviste, ci sono anche nei decimi Hunger Games, però che interviste tipo mi fai una domanda, come ti chiami, da dove vieni, cosa hai intenzione di fare dopo gli Hunger Games nel caso vincessi, cioè queste, basta, che poi tutti straccioni. Esclusi magari i distretti più ricchi, però insomma, no. Cosa sono questi decimi Hunger Games? Una noia mortale. Ho visto anche altre recensioni negative e non è stata solo una mia impressione. Non succede assolutamente niente in questi decimi Hunger Games. E avrei voluto che successe qualcosa di più, dai, insomma, un po' di suspense, un po' di cose, dai, fate succedere queste cose, su, dai. Ho capito che stiamo nei decimi Hunger Games e nessuno si caga a questo show, ma insomma, dai, qua stanno ancora cercando di acchiappare pubblico, che poi che pubblico c'è che nessuno li conosce? Quindi questi decimi Hunger Games non sono stati proprio un bello spettacolo, vabbè, per i tributi alla fine non lo è mai stato, né per il pubblico di Panem, perché nessuno, quasi nessuno ha seguito questi decimi Hunger Games e neanche per noi lettori, perché non succede assolutamente nulla. Cioè degli Hunger Games più piatti di questi non li ho mai visti. Bene, però comunque, conclusi gli Hunger Games, Coriolanus si fa pacificatore, costretto a farsi pacificatore, e qui iniziano le peggio cose, perché si rincontra con Lucy Gray perché alla fine era intuibile che avrebbe vinto Coriolanus e Lucy Gray. Questo rapporto che hanno loro dopo gli Hunger Games mi è piaciuto un po' di più perché alla fine hanno instaurato un rapporto anche durante gli Hunger Games, va bene, ci sta tutto e quindi va bene, non credo di voler demolire ancora di più il rapporto tra Coriolanus e Lucy Gray, perché poveretti, quante cose dovrei dire ancora, ma non vorrei fare più spoiler di quelli che ho già fatto. Comunque, una cosa che invece mi è caduta proprio tipo what the fuck, che non ho mai capito di questo libro, non credo di volerla capire mai, è stato il miglior amico di Coriolanus, che come si chiama? Seiainus? Seiainus? Sì. Che è una testa di cazzo, ma proprio incredibile. È morto il suo tributo, Distretto 2. Che lui era del Distretto 2, ma poi è andato a vivere a Capital City. Non si sa come, quando e cosa, ma perché. Però vive a Capital City nonostante sia uno dei distretti. Quindi le è stato affidato
Marcus, che è del distretto 2. Questo Marcus muore negli Hunger Games e lui che fa? Prende, va, entra nell'arena degli Hunger Games e mette del pane, no? Sopra il corpo di Marcus, perché è tradizione. Ma tradizione di che? Vi state morendo di fame, figli miei? State morendo di fame, tu vai là e metti del pane sopra il corpo del tuo tributo morto, manca di che fosse vivo, manca di che sia a dare il pane per mangiarselo. No, vi state morendo di fame, i tributi stanno morendo di fame dentro l'arena, ma anche tutti quanti gli altri che vivono nei distretti stanno morendo di fame. Tu che fai? Prendi e metti del pane sopra un cadavere, è morto, fate una tutta ragione, gli Hunger Games servono a questo. Poi fa sempre di stessa sua, ma dove ti credi di essere? Sei a Capital City, cioè sei a Capital City, non sei più nel distretto 2, che non penso che nel distretto 2 tu possa fare quello che ti pare, proprio non credo. Però sei a Capital City, porca merda, e fai il cavolo che ti pare, poi ovviamente c'è sempre Coriolanus che ti salva il culo, ma anche quando saranno entrambi i pacificatori, sempre c'è Coriolanus che ti salva il culo, perché tu non ragioni. Queste sono le mie opinioni più generali. Il libro non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto per svariati motivi che vi elenco così brevemente per riassumere un po' la recensione. Allora, rapporto tra Lucy Gray e Coriolanus che nasce così dal nulla, non ho capito perché. Hunger Games piattissimi, noiosi, non succede praticamente niente. Poi sei Ainus, che non ho sopportato dalla prima pagina fino all'ultima, perché chissà che deve fare, chissà chi si crede di essere e dove si trova. Va bene che tu vuoi ribellarti agli Hunger Games a Capital City, ci sta, lo capisco, ma dove ti credi di essere, che devi fare tutto tu, che è di testa tua, che poi c'è Coriolanus che ti deve salvare? Nel complesso, quindi, non succede niente, perché gli Hunger Games sono noiosissimi. Quei due che si innamorano dalla prima pagina, ma credi che mi fai soffrire un po' questa relazione, perché dopo gli Hunger Games si rincontrano subito, c'è un po' di suspense, non c'è niente, qua va tutto bene, pare, cioè va sempre bene, esclusi gli Hunger Games che non sono mai niente di positivo, e per il resto, tranne qualcosa ogni 30-40 pagine, non succede assolutamente niente. Mi dispiace, però ha anche dei lati positivi, pochi purtroppo ce li ha. Vediamo un Coriolanus più giovane, si impegna per la propria famiglia, che si sacrifica per la propria famiglia. Apprezzato tantissimo questo fatto. Apprezzo anche il fatto che Coriolanus da Capital City da pacificatore arriva al distretto 12 per poter rivedere Lucy Gray. E apprezzato anche il fatto di vedere degli Hunger Games completamente diversi rispetto a quelli di Katniss di Peeta. E vediamo degli Hunger Games che non ancora sono stati strutturati bene, perché si vede anche il fatto che loro stanno ancora organizzando gli Hunger Games e tutto ciò che ruota intorno agli Hunger Games. Non ci sono le tecnologie adatte, o non ancora quelle che poi vedremo nelle edizioni di Katniss e di Peeta. Non c'è tutta questa audience per gli Hunger Games, perché nessuno segue gli Hunger Games. I decimi, c'è zero pubblico, zero, massimo ce n'è uno. Abbiamo un po' riassunto tutta la recensione in questi ultimi punti. E questa è la mia opinione generale, ma quante cose devo ancora dire, ma non vorrei entrare troppo nello specifico e fare ulteriori spoiler, che poi vabbè, quante cose ci vogliono essere in questo libro, quanti altri spoiler, ce ne sono veramente pochi. Comunque questi che vi ho detto ovviamente si potevano già evincere, credo, da quando si inizia il libro, ovviamente già dalla trama di Costina si possono evincere tutte le cose che vi ho già anticipato di questo libro, che purtroppo ha meritato 2 stelle su 5 solo perché è Hunger Games, solo perché porta il titolo Hunger Games, solo perché c'è la spiegazione delle Gendai imitatrici, delle Gendai che non è che sono anche sulla copertina, ma questo ve lo lascio scoprire a voi, perché credo che sia un'altra cosa positiva di questo libro. Ci vengono infatti introdotte le Gendai imitatrici. Però mi fermo qui con la recensione. Penso di aver già detto tutte
le mie impressioni generali e anche qualcuna più nello specifico. Se questo video quindi vi è piaciuto, lasciate un like, fatemi sapere nei commenti la vostra impressione su il prequel di Hunger Games, anche se è una critica verso ciò che ho detto, un dialogo, va benissimo, io sono aperta a tutti e a tutto ovviamente, sempre nel rispetto di tutti, ovviamente anche se volete magari discutere tra di voi, mi raccomando sempre nel rispetto delle opinioni altrui, perché questa è una mia opinione soggettiva e vi prego di rispettarla come io rispetto le vostre. Se volete comunque aprire un dialogo, ben venga. E niente, iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! We'll be right back.